intervistato con la campagna Questo non è amore è tra la gente tutto l'anno e non può non esserci in questa giornata che è assolutamente dedicata e che celebra la donna nella sua individualità e la donna nelle sue debolezze. E noi proprio accanto a queste debolezze vogliamo esserci per superarle, per dare gli strumenti giusti. Avete messo al centro l'informazione nelle scuole e la sensibilizzazione. Assolutamente sì, perché questa è una campagna innanzitutto di prevenzione e come ci piace dire di formazione. Cerchiamo di diffondere il maggior numero di informazioni possibili anche e soprattutto ai più giovani per formare le nuove generazioni. A volte ci si preoccupa a rivolgersi alla polizia, come diciamo spingere le persone a denunciare, a farsi anche due chiacchiere in commissariato? Il camper nasce proprio con questa idea, quella di offrire una possibilità in più per incontrarsi, per ascoltare chi ha bisogno anche solo di avere un consiglio e di capire come, quali strumenti ha a disposizione per difendersi. Non aspettiamo soltanto e non invitiamo soltanto le persone a raggiungerci negli uffici dove chiaramente siamo sempre disponibili, ma offriamo un'opportunità in più. Scendiamo in piazza con uno strumento completo, con un team multidisciplinare che è la compagine del camper per avere un nuovo punto di ascolto, quello tra la gente. Anche oggi stesso noi siamo qui e se c'è qualcuno che vuole raccontare una testimonianza di una violenza vista, sentita, assistita, ma anche perché la subisce direttamente e vuole avere da noi un supporto, siamo qui, il nostro ufficio è qua. Il flash mob di oggi è organizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il nostro liceo, il liceo linguistico Ninni Cassarà, ed è un'iniziativa importante per sensibilizzare le ragazze e i ragazzi soprattutto al rispetto della donna ogni giorno. Chiaramente oggi è una giornata simbolica, ma vorremmo far passare questo messaggio, che è il messaggio che la donna va rispettata sempre e va veramente valorizzata nella sua intelligenza e nella sua capacità di sapere altrettanto e non assolutamente meno, se non alla pari di più degli uomini. Ed esigiamo questo rispetto ogni giorno. Siamo qui anche per far conoscere la nostra realtà, perché c'è sempre bisogno di sapere che esiste il Centro Antiviolenza Le Onde, che è attivo da 23 anni. Che abbiamo due strutture di ospitalità per donne vittime di maltrattamento, per donne e minori. Il nostro operare costante trova anche testimonianze in queste giornate. Se dovessimo parlare di violenza sulle donne a Palermo, come siamo messi rispetto alle altre città d'Italia, voi che avete il polso della situazione? Allora, rispetto alle altre città d'Italia e comunque rispetto agli ultimi anni abbiamo potuto registrare una maggiore partecipazione delle donne, consapevolezza del vissuto di violenza. Si sono rivolte a noi l'anno scorso, abbiamo avuto 907 contatti. L'anno scorso ci siamo giovate di una risposta telefonica dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19 del pomeriggio, ininterrottamente. Infatti c'è stato un incremento delle richieste. Abbiamo avuto questi 900 contatti, che sono davvero tanti, e c'è stato un notevole incremento rispetto all'anno precedente.